un grande applauso, Tommaso Di Nardo della lista PER. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto permettetemi, a nome di tutta la squadra di PER, per le persone e la comunità, permettetemi di ringraziare Nicola Campanile che ha voluto accogliere questo nostro invito, questa nostra richiesta di candidarsi a sindaco di Villaricca, per la sua grande disponibilità, generosità e soprattutto perché dall'inizio ci sta insegnando quanto sia importante metterci l'amore nella politica per la propria comunità. Questa è una cosa straordinaria, io la vorrei sottolineare moltissimo, è veramente molto importante per noi. Hanno detto ripartiamo, io mi chiedo da dove vogliamo ripartire, da dove dobbiamo ripartire. Ecco, io credo che dobbiamo ripartire da un po' di anni fa, almeno dobbiamo ripartire dal 2011, non certamente dal 2016, perché se 5 anni fa c'è stato a Villaricca un dissesto finanziario, un disastro finanziario vero e proprio, questo è perché le cose erano già state scritte prima. Però devo anche dire, come ha detto anche prima Salvatore molto bene, che Villaricca ha in sé tante cose belle, cioè noi non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Come si dice, abbiamo tante cose buone che sono state fatte negli anni e dobbiamo recuperarle, dobbiamo lavorare per recuperarle prendendocene cura. Questi splendidi giardini, queste ville comunali hanno bisogno di chi se ne prende cura giorno per giorno. Non è possibile lasciare tutto così all'improvvisazione o all'approssimazione. Abbiamo un parco, il Parco Camaldoli, unico in tutto il circondario, non ce l'ha nessuno, ce lo invidiano tutti. Io quando vado a correre gioisco tantissimo perché mi sembra quasi di stare in una cittadina del nord. Quindi abbiamo tante cose buone per cui dobbiamo solo metterci a lavorare per rigenerarle.